Ciao a tutti le Tiger, siamo arrivati alla parte 5 di Crash Bash con la mia ragazza. Ciao a tutti. Che musciaria. Siamo arrivati a fare gli ultimi due livelli, Desert Fox e il boss finale. Andiamo. Siamo? Ho capito già tutto. Quello dei carri armati. Vabbè, dai, a posto, dai. Fate finta che questo qua la gemma l'ho presa, ma il cristallo ancora. Questa è difficile. Vai avanti, vai avanti. Space Bash. Se l'ho prese. Quello dei colori, manco morto. Prova a fare quello là della foca, dai. Sempre quel gorilla, mamma mia. Tutto eliminato. 3, 2, 1, via. Ma io lo sto odiando il gorilla, pensa a te. Lo sto odiando il gorilla. C'è pure la foca. Tempo scaduto. Devo buttarli giù in 3 secondi. 2, 1, via. Tu hai perso. 3, 2, 1, via. Secondo me il koala è il più forte di tutti. Non lo sentivo io che era troppo perfetto. Non lo sentivo io che era troppo perfetto. Non l'ho mai visto una cosa che dove per completarlo devi per forza prendere. Quelle sono cose secondarie, se no. Tu hai perso. 3, 2. Io sono partita con 9 punti. E loro 15. E non male che perdo io, però so. 3, no, è proprio. È proprio la sfida che cos'è. Se no sta di svantaggio. Se no te la dà così la gemma. 3, ho capito 2, però. 1, nel senso, via. Però non è giusto che non ti fa andare avanti ai livelli solo perché. Devi per forza completarli. Oh, hai vinto. Gemma presa. Cristallo, però. Ma che cristallo. Gli morto la mamma. Questo era bello da fare in live, sta parte. Fine del cristallo. Ho ottenuto. Mo qua c'è la tempesta. 1, via. Difficile fare questo. Non ci metti 3 anni per farla far cadere sta puttana 3, di cosa. 2, così ce l'ho io. Via. Tu hai perso. 3, 2, 1, 3, 2, 1, via. Thank you.
vinto proprio a culo qua. Vabbè. Io cristallo no. Preso. Quanti cristalli ti manca? Sono due. È impossibile, però dai. Non devi fare per forza tutti i livelli, quindi scegli i livelli più facili, quelli che sei più brava. Ho capito, ma tutti quanti li ho provati, ci ho preso la gemma, ma i cristalli sono impossibili. Si vede che sei scarso. Sono scarse, che devo fare? Però è impossibile. Lo so che è difficile, ci sto fregando un'ora pure io. Polar Panic. Andiamo questo qua adesso. Non ce ne sono livelli più facili, quello è il problema. Non lo so. Lascia che te la faccio, ma aspetta. Ora quello dei colori, che io sono brava. 3, 2. Ci hanno messo. No, se non metto quello dei colori hai avuto culo. Il primo cerchio non le prende. Guarda. No, vabbè. Vinto. Tu hai vinto. Un'altra gemma presa. Ah? Non mi va. Ma che cazzo, non so, cambia livello. Che? Ma fai quello che fai, fai un altro livello, mo. Capito? Dai, 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 quante volte lo sto ripetendo i livelli per rifare, per togliere le gemme, che sono forse 50 volte. Bella la canzone quando arriva al punto che fa. Ma non è che fulminata che fa da. Ma che doppietta! Cristallo preso! Che doppietta! No, guarda, non mi prende le casse, se rimane immobile rimane. Ma te le prende a volte? Non me le prende mai, prima me le prendeva, adesso non fa più col cerchio. Allora il joystick. Gli altri tasti vanno, solo il cerchio non va però. È il joystick. Io non lo so. Devo fare per forza quelle palline, che palla. Ciao, eh. Ah, ma sono con la che ne ho 9, loro ne hanno 15. Facile, facile. Come hai superato questo? No, non è facile. Facilissimo, la vedo, ho già vinto. Ma sono io che sono troppo forte, forse non lo so qual è il problema. Sarà quello il problema, non lo so. Bravo, bravo, falle passare tutte le palle, a me le fanno proprio passare le palle. Vabbù, dai, tutto a me, dai. Merda. Ma
Ho vinto! Hai vinto! Mamma mia, primo tentativo! Gemmina! Mi manca solo un cristallo e posso affrontare il boss. Dai ragazzi, dai che ce la facciamo! A me sembra usare il calcio extra. 3, vabbè, 2, che ci vuole, 1, dai. Via. Ma veramente mi stai dicendo? Mi vuole zaccare Gesù Cristo, come dico io. Stallo, fino a me. Ne rimangono due, due a me e due a Brio. No, vabbè, è impossibile. È impossibile, te lo posso assicurare che tu è impossibile. 3, 2, cioè, perché poi alla fine diventano troppo forti, cioè non si capisce un cazzo. Sono troppo veloce, mica posso perdere la vista per colpa di sto gioco. Vabbè, va buono. Ma facciamo pure io così. Spacchiamo il joystick, vediamo un pochino se funziona così. No, io cambio livello, ci rinuncio. Ma cagata la minchia. Basta. Faccio il cristallo dei colori. È difficile perché tu parti con più punti. Con meno punti vorresti dire. No, quello. 3, 2, 3. Per la gemma praticamente parti con più punti tu. No, non devi prendere i funghi, questa è la cosa. Facilissimo, basta non prendere i funghi. Hai vinto? Qui i funghi, cos'è? Ma non va, ma non va, non va i tasti. Tu hai perso. Ah, devi vincere senza prendere i funghi, è facilissimo. 3, 2, mi colpiscono loro prima di me perché i miei tasti non vanno. Sono dei funghi difficili veramente. Ma quali funghi? Praticamente c'è il livello dei colori che tu devi vincere senza. Per il cristallo? Tu hai perso. Come ho fatto a perdere con 90 punti? Questa non la faccio neanche. Ci perdo tempo alle porca le cazzate. Ah sì, dovevo fare tutto, io sospendevo la serie, non giocavo più. Qua l'ho preso pure, e dove cazzo manca questa? E chiudo, no, sto c'è. Io non so dove come andare avanti. Mi sto incazzando, non ce la faccio più. Mi manca solo un cristallo. Non so dove andarla a prendere, dove andarla a prendere. Non lo so proprio. 3, 2, 1, via! Ferma di vacca! Voilà, parate, no? Ho vinto. Cristallo preso alla, al secondo livello del,
dei colori al primo tentativo. Bene ragazzi, finalmente siamo riusciti a prendere le gemme e i cristalli che ci servivano e possiamo affrontare il boss. Sei pronta, amore? No. Lei è ancora un po' incazzata perché non è riuscita a prenderli tutti ancora, però state vado avanti io. Molto bene. Nella prossima stanza di Balto vi aspettano nuove sfide. Fate vedere che siete all'altezza dei vostri avversari battendo gli orsi meccanici. Gli orsi meccanici? La sfida degli orsi meccanici. Vediamo un po' com'è. Sconfiggi il boss polare e il suo esercito di orsacchiotti meccanici. 3, 2, bello uno, questo orso. Un po' incazzato. Sì, io devo lanciare addosso. Dai, dai, io sto stuccando me. Fermo che mi sotto. Puh, merda, fammi vedere. Vabbè, però dai, ci metti 3 ore per riprenderti, non è manco giusto così, eh. 3, 2, 1, via! Gioco di merda. E salva! Tu hai perso. 3, 2, 1, via! A tenere sulla schiena una... Questo è proprio cattiveria sugli animali. No, veramente è impossibile. Sto boss è veramente impossibile. Secondo me, sto boss non ce la farai mai a fare. Non ce la farò mai a fare io. Non si riprende più. Quello è il suo problema, che non si riprende più. No, vabbè, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Interrompiamo la serie, ma non ci giochiamo più. Ma le gemme, vale pure se le prendo al piano di sotto? Sì. Li puoi prendere sparse, un po' di qua, un po' di là. Ah, non sapevo, allora non l'ho preso. Dai, te l'ho detto io. Sì, fregato, non mi sarà la capo su mostra, Marosco, quante cazzo... Mangiami la puttana di tua madre. Ma non è che cadono subito quando fanno in quel modo. Sul naso, mo, vaffanculo. Vedete se l'ultimo colpo glielo riusciamo a dare, almeno stavolta. Ok, no. Ah, io ho capito che mi devo muovere. Sì. BOOM! Tu hai vinto. Boss battuto! Ti hai fregato una cannonata, ti ci ho distrutto, su qualche lucano armato, pezzo di merda, figlio di puttana. Vabbè, quindi per oggi è tutto. Nel prossimo episodio andremo al piano di livello 3 e vedremo cosa ci aspetterà. I nuovi boss e i nuovi livelli. Sperando che non dobbiamo per forza fare gemme e cristallo, perché sennò mi rompo veramente le scatole. E alla prossima. Ciao a tutti da Tiger. Ciao a tutti.